Nuova puntata di Incontri in Pedemontana dedicata al grande scultore Antonio Canova. Un'anticipazione con l'intervista realizzata da Francesca Cinel. Ci troviamo a Valdobbiadene, più precisamente nell'ala adiacente a Villa dei Cedri, dove è stata allestita la mostra Canova Experience, un'esposizione interamente dedicata ad Antonio Canova. Però dire che è neoclassico, spesso no, si dice anche a scuola, lo si dice, imita i classici, e Canova invece non ha voluto imitare i classici. Adotta quello stesso stile, nel senso che secondo lui la figura umana, il corpo umano, soprattutto quello nudo, rappresenta l'ideale della perfezione perché rientra in uno schema geometrico in cui ogni parte del corpo è proporzionata e ogni parte rappresenta un'armonia complessiva all'interno del tutto fisico, del tutto corporeo. Però il vero maestro, la vera maestra di Antonio Canova non è l'arte classica, ma è uno che è arrivato ad essere il più grande artista mondiale, presidente delle accademie di tutto il mondo, ma non ha mai dimenticato la sua terra natale. E l'ultima grande fatica, opera che ha fatto, non l'ha fatta per Roma o per Washington o per Londra, l'ha fatta per Possagno. L'invito è quindi quello di venire a visitare questa mostra Canova Experience dedicata al genio di Possagno. Incontri in Pedemontana va in onda giovedì 27 alle 18.50 e alle 21.50 e venerdì 28 alle 7.30 e alle 13.30.